Sì, domani ritorniamo nella nostra casa dopo un po' di tempo e infatti non vediamo l'ora, anche l'iniziativa della società è volta a questo, ci auguriamo insomma di avere tanti tifosi a spingerci in questa comunque rincorsa alla capolista. Sono due partite ravvicinate contro due avversari che comunque sono ancora in lotta per i loro obiettivi e quindi siamo chiamati a degli impegni comunque importanti. Ci sono dei regolamenti, ne abbiamo beneficiato anche noi di questa cosa, quindi non possiamo far altro che comunque accettarla, non si può fare altro, quindi è inutile. È un altro vantaggio, diciamo, che ha il Lanusei, ma l'abbiamo avuto anche noi a Budoni. Sulle parole di Battisti, diciamo che allora, questa partita è stata rinviata inizialmente per il Viareggio perché comunque loro hanno scelto di rinviare rispetto magari al Lanusei o al Cassino che hanno giocato lo stesso. Quando la rappresentativa ha passato il turno, la federazione ha rinviato d'ufficio la gara al 27. Noi oggi inauguriamo questa sala, diciamo, c'erano dei lavori in corsa. Il venerdì è stata quindi rinviata la gara al 27. Abbiamo deciso di comunque organizzare tutta una serie di lavori qui e quindi per noi la partita si giocava il 27, non erano agibili spogliatoie e nient'altro. L'Aprilia ci ha chiesto di giocare il 20, ma noi avevamo già organizzato tutta una serie di lavori che non potevamo più rimandare perché adesso arrivano tutte partite ravvicinate e questo stadio non l'avevamo mai qua a disposizione come vogliamo e quindi non si è potuto giocare. Quindi poi non so cosa ha detto lui, cosa, però questa è la motivazione. No, inizialmente la potevamo giocare allora già quella domenica, se volevano giocare senza il tesserato, invece poi l'hanno voluta rimandare, cioè la Lega l'ha rimandata, insomma, sono state varie situazioni che purtroppo si giocherà domani. È un dato di fatto che comunque l'Aprilia, che è una squadra importante, andrà al Lanusei senza dei giocatori importanti, ma assolutamente il Lanusei sta dimostrando ogni domenica, insomma, di vincere sul campo e è in testa da tanto tempo, quindi assolutamente non voglio fare polemica. No, no, favori no, secondo me no. Se vinci sul campo, anche se è al 94esimo, è merito a loro. Non, a me non risulta che Tribuzzi sia preso da nessuna squadra. Lui ha un particolare accordo con noi che comunque poi a fine anno è libero di scegliere dove andare, ma so che è molto legato a questa squadra e quindi so che è concentrato molto sull'Avellino. L'ha dimostrato anche in altre interviste che ricordo. Poi a fine stagione deciderà il suo futuro con il suo, con la famiglia, la gente, tutti quanti. Ma nei dilettanti tanti giocatori hanno accordi annuali, solo gli under, alcuni under che abbiamo hanno, diciamo, il vincolo con noi. Però nei dilettanti diciamo che la proprietà del cartellino spesso non l'hai, perché vengono con magari richieste di 108 o particolari cose che si fanno proprio nelle trattative iniziali quando prendi ragazzo. No, no, ci sono c'è un modulo nei dilettanti che è il 108 che permette al giocatore di avere il tesseramento solo per un anno. Quindi magari tu prendi un ragazzo a inizio anno e ti fa questa particolare richiesta e tu puoi accettare o meno. Io ci credo perché fino a quando la matematica non ci condanna, e credo comunque ci sono ancora per noi 7 gare, per loro 6, le probabilità leggo che per tanti sono alte. Noi giochiamo tutte le partite, poi vedremo. Diciamo che ci sono ancora delle partite importanti. Lanusei ha il calendario simile al nostro, incontra sempre la squadra che incontriamo noi 2 domeniche dopo. Ci sono squadre ancora in lotta per playoff, per lotta salvezza, quindi può succedere di tutto. Io ho un contratto con la società che scade il 30 giugno e onestamente non ho ancora parlato con la società di futuro perché siamo tutti quanti concentrati su queste 7 partite e poi più avanti magari ci metteremo seduti e parleremo di futuro. Però in questo momento il nostro obiettivo è quello di pensare domani all'Aprilia e poi a tutte le altre partite.
Allora, sull'Anusei che segna sempre nel finale, io penso che non ci siano particolari, diciamo, accordi tra, cioè, è un dato di, sono episodi e magari gira bene. Il Castiadas dopo è andato in attacco, magari non è riuscito a pareggiare e loro segnano, quindi non, la zona Cesarini sarà chiamata zona Lanusei, però fa parte del calcio, non è la prima volta che accade. Per quanto riguarda il posticipo di orario, in Sardegna spesso anche noi abbiamo giocato alle 3, magari hanno consuetudine loro. Noi abbiamo voluto giocare alle 2:30 domenica perché alla fine, secondo me, se tu giochi in concomitanza con loro, non vedo qual è il vantaggio. Io non penso che il Castiadas, Lanusei, insomma, il Castiadas era ancora in è in lotta per un obiettivo come la salvezza. Conosco molti giocatori e l'allenatore e quindi so che hanno giocato per loro, quindi non credo che sentendo il risultato nostro sia successo qualcosa, non posso proprio pensarla questa cosa. Noi pensiamo a noi, al nostro orario, le ultime 3 partite saranno in concomitanza, prima di quelle 3 puoi anche giocare una volta alle 6:30, alle 7, cioè quindi questo è il regolamento della Serie D. Ma allora io penso che un dirigente debba girare sia per la società per quale lavora, ma anche per se stesso. Quindi io vado a vedere più partite possibili anche per un mio bagaglio personale e mi auguro poi di sfruttarlo magari anche per l'Avellino l'anno prossimo. Ieri sono andato perché volevo vedere una bella partita di Serie C, a Viareggio sono andato per vedere comunque dei calciatori in ottica futura. Però, come ho detto prima, veramente io ancora non ho parlato del mio futuro con la società. Avellino sto bene, sono contento, però poi vedremo, dipenderà dalla proprietà, dai risultati, da tante componenti. Ma con l'ingegnere c'è un rapporto quotidiano, ci sentiamo spessissimo e ci avvicino. Dico la verità, anche lui non mi ha mai parlato di futuro perché è molto concentrato in questa rincorsa e ci crede molto. Ci dice sempre di non pensare agli altri, ma di fare i nostri punti e poi di fare i conti alla fine. Quindi penso che lui magari sicuramente avrà qualche idea di futuro, però ci sta tenendo tutti quanti sul pezzo per questo rush finale. Diciamo che noi rispetto magari ad altre squadre abbiamo recuperato anche dei punti. Io ricordo a fine girone d'andata noi avevamo 8 punti al Trastevere. E quindi diciamo che sugli altri il Lanusei comunque ha un rullino di marcia importante. Noi abbiamo avuto dei passi falsi in trasferta, quindi anche in una fase iniziale, però diciamo che poi qualche punto l'avevamo pure recuperato. Abbiamo perso a Cassino, quel pareggio ad Anagni, ancora mi rimane un po' sul addosso per come avevamo giocato, per quello che avevamo creato anche a Cassino, è stata un po' una beffa quella sconfitta. Però purtroppo oramai siamo lì a questa distanza che è di 10 punti e ci auguriamo comunque di recuperare fino alla fine ce la metteremo tutta. Voi avete letto la sentenza del Tribunale federale perché è molto chiara la sentenza quando il giudice e la commissione si esprime su un tema e dice che comunque nell'articolo 6 legato al tesseramento non si fa distinzione tra italiani e stranieri, ma si parla di giocatore che proviene dal professionismo. Quindi noi quando abbiamo preso Alfakeme, ma poi a voi sembrerà strano, ma la mia interpretazione, quella della nostra segreteria, della società, era quella di dire che questo è un giocatore che viene dal professionismo e non si applica l'articolo 7, che invece la Lega Nazionale Dilettanti ha applicato facendo una distinzione tra italiano e straniero. Quindi noi eravamo convinti di aver interpretato bene il regolamento. Potevamo anche far giocare il ragazzo, pensate, a Cassino e ad Anagni, perché poi la Commissione dice che lui è tesserato dal 21 gennaio. Però sei di fronte alla federazione, c'è cioè un organo che giudica e non vuoi prenderti un rischio in una stagione in cui devi vincere un campionato. Quindi io quando ho detto abbiamo lavorato in silenzio, noi abbiamo voluto portare davanti a una commissione la nostra tesi e poi la commissione ci ha dato ragione perché nell'articolo 6 non si parla mai di italiano e straniero, ma si parla di giocatore proveniente dal professionismo e nella sentenza viene ribadito questo, che si applica quell'articolo e non l'articolo 7 che ha applicato l'ufficio tesseramento della Lega Nazionale Dilettanti.
posteriori diciamo di sì, perché poi il tesseramento è valido dal 21 gennaio, il giocatore l'abbiamo avuto dal 4-5 febbraio. Allora, diciamo che noi finora analizzando le partite le rivediamo tutti. Effettivamente magari siamo stati un po' sfortunati in qualche decisione arbitrale, però io ho sempre detto anche quando in una conferenza qualche tempo fa che penso che alla fine l'arbitro, quando arbitra l'Avellino, a volte può essere un po' condizionato anche dall'ambiente, dalle voci, perché ha dato rigore all'Avellino, quindi nel giudizio può anche essere condizionato, ma non credo che ci sia una congiura contro di noi. Il mister magari a fine partita era un po' preso dalla gara, dall'adrenalina. Effettivamente l'episodio del rigore dal Fageme era chiaro, però di Mentana, il gol, i rigori con Latina, mi ritornano in mente tante cose, però io non voglio fare polemica sugli arbitri, perché insomma noi dobbiamo pensare a noi e dobbiamo dare il nostro in campo. L'arbitro fa parte del gioco, può sbagliare come sbaglia l'attaccante davanti alla porta, quindi non ci penso proprio a questa cosa. Il presidente Sibilia svolge un ruolo importante per il movimento, però non penso che ci condizioni il fatto che lui è di Avellino, secondo me no.